Bene, siamo qui nel dopo partita di questa bella vittoria 70-49 contro Alghero con una delle protagoniste, Mara Casartelli, 12 punti. Hai condiviso con Patrizia De Gianni un compito particolare, fare a sportellate con Carolina Sanchez. Com'è andata? No, bene, devo dire che comunque Patti l'ha tenuta molto bene. Abbiamo lavorato tanto in settimana sugli aiuti, eccetera, e ha funzionato. Lei ovviamente ha un fisico importante e ha fatto comunque tanti punti, però siamo riusciti nel complesso a limitarla bene o male e a portare a casa la partita. Dagli spalti si notava nel primo tempo ovviamente una maggiore tensione, anche Patrizia era stata molto, si vedeva molto tesa nella marcatura di Carolina, però non abbiamo mai visto, diciamo, la paura o l'incertezza nel gioco, cioè siete sempre state molto fluide fino a consolidare. Dopo l'intervallo avete fatto quel break che ha praticamente chiuso la partita e avete mantenuto la massima calma, non c'è mai stato un momento di sbandamento, è giusta questa sensazione? Sì, sì, questo infatti è stato secondo me il punto di forza che anche nell'altra vittoria secondo me si è sentito meno, perché appunto ci mancava questo prendere largo e siamo riusciti appunto lavorando bene in settimana e adesso amalgamandoci sempre di più a raggiungere questo obiettivo, quindi siamo soddisfatti. Va bene, complimenti, ti lasciamo riposare, ti vediamo provata, ciao! Siamo qui con Giulia Colombo, praticamente strappata agli spogliatoi, vediamo già borsa, bottiglie e tutto. Oggi sei stata impegnata un lungo tempo, 7-8 punti se non ricordo male, qualcosa del genere. Le tue sensazioni, perché ti abbiamo visto molto presa a bloccare, diciamo, la loro fonte di gioco, sei spesso stata aggressiva in difesa, gli hai proprio bloccata la fluidità del gioco. Dici la tua impressione. Sono forte la difesa e cerco di sfruttare al meglio le mie capacità. E vabbè, se segno ben venga, sono felice e aiuto la squadra a aumentare i punteggi a cui siamo abituati a fare. E niente, è stata una buona partita, abbiamo giocato tutte bene, tutta la squadra ha contribuito a questo risultato e siamo felici, speriamo di continuare. Quindi tutte avete sfruttato, diciamo, le vostre caratteristiche per dare respiro ai titolari, anche perché oggi mancava Michela, quindi eravate tenute tu. Esatto, comunque si sente quando manca Miki, abbiamo più possibilità di giocare e di sfruttarle e aiutare la squadra. Loro mi sembravano un po' affaticate, forse la trasferta è pesato alla squadra avversaria e va bene così, dai. Affaticate anche perché forse voi correvate di più e quindi gli davate... Sempre comunque, cioè si sente, dai, diciamo così. Diamogli questi alibi, diamo anche i meriti a voi che ve la siete guadagnati. State brave oggi, brave tutte. Ok, complimenti, ti lascio agli spogliatoi. Ciao. Eccoci qua con coach Gigi. È andata bene, hai visto che tirare i tiri liberi servono. Ti devo dire che abbiamo fatto quel cambio difensivo da zona a uomo a 3 minuti dalla fine del secondo quarto e ho visto che funzionava. C'è stato anche il suggerimento dal mio staff in questo senso. E abbiamo fatto quello che pensavamo non potevamo fare, cioè tenere a 49 punti una squadra che ne fa 60, giocando a uomo, il che mi fa contentissimo. Poi, come hai visto, abbiamo corso, poi io ti ho detto che ho un mastino napoletano, però non ti ho detto che quell'altro... In effetti l'anno scorso avevo Cerbero, il cane a tre teste, mi manca il terzo, però queste due qua quando difendono sono devastanti. Ma la devo prendere per una richiesta, chiamiamo Paolo Gavazzi, gli chiediamo di comprare un Cerbero, lo sa. Chi è, quindi chi parlo. Nota positiva, scusami, stasera è che tutta la squadra ha risposto, quindi hai potuto ruotare tutte le giocatrici, quindi la panchina lunga è servita veramente per... È servita, io voglio dire una cosa che, su Robustelli, perché lei ha fatto fatica a Broni, ha fatto molto fatica a Broni e qui ha fatto meglio, molto meglio, quindi riprendere anche. Poi, come hai detto te, la panchina ha dato molto, quindi questa è la cosa non più bella, ma è una cosa molto positiva secondo me. Poi le due giovani nel finale, vabbè, un po' di paura, però bisogna che comincino anche loro a entrare, e avanti diventi facile però metterle. Vabbè, ma intanto è esperienza, perché sono in campo a fare a sportellate con la Sanchez o con qualcun altro. Esatto. Va bene, complimenti. Grazie. Dai, mi abbasso io, dai. Mara non si abbassa mai con me.
Siamo qui con Giulia Minervino, oggi hai avuto per diversi minuti le chiavi della squadra in mano, hai dato un buon cambio a Susanna Stabile. Come sono state le tue sensazioni per guidare questa vittoria? Ma molto positive, comunque in allenamento io cerco sempre di dare il massimo sia per allenare Susi che per allenare me stessa, e sono contenta che oggi il coach ha avuto fiducia in me e spero di averlo ripagato come si deve. Comunque con molte compagne giocavo già l'anno scorso, quelle nuove sono fantastiche, quindi anche a giocare insieme non ho problemi, tutte hanno fiducia in me, quindi sono serena e tranquilla e spero appunto di aver fatto una buona prestazione. No, i numeri sono dalla tua parte e anche le sensazioni rispetto alle prime partite, parlo della squadra, è che si sta creando quell'amalgama. Le prime partite a volte l'inserimento delle nuove era problematico, ora non solo loro sono consolidate, ma anche nei cambi, nelle rotazioni, negli aiuti che vi date, anche quando entrate voi si vede che rimane sempre la Castel, c'è il suo gioco. Sì, senz'altro. Le nuove sono ragazze intelligenti e ovviamente hanno un'esperienza che serve soprattutto a noi. La sfortuna forse è che a inizio campionato abbiamo beccato subito le squadre che puntano a salire e magari non c'era giusto amalgama, anche in allenamenti comunque con un coach nuovo trovare l'amalgama anche con lui non è stato sicuramente un inizio dei migliori, però sono sicura che nella seconda parte del campionato possiamo fare qualche colpaccio, magari in casa nostra, anche in trasferta, secondo me ci siamo adesso. Quindi lavorare tanto e continuare così. E complimenti per la gara di stasera. Grazie. Ciao, buona serata.